È il 5 maggio del 1956 la notizia attesa da tutti, l'inaugurazione della Casa Sollievo della Sofferenza. Una folla valutata a più di 15.000 persone si è radunata per assistere alla cerimonia di inaugurazione della Casa Sollievo della Sofferenza. In rappresentanza del Senato e del Governo sono presenti l'onorevole Merzagora e l'onorevole Braschi. Sono presenti inoltre l'onorevole Petrilli, il prefetto di Foggia e molte altre autorità civili e militari. Tra gli intervenuti vi sono pure la Marchesa Marconi con la figlia Elettra, Beniamino Gigli, i professori Baldoni, Gasbarrini, Sebastiani, Mahain, Wangesten e numerosi altri. A commentare il rito, unendosi alle preghiere del sacerdote, il professor Enrico Medi. Intanto dalla base aerea di Amendola ci hanno comunicato l'arrivo del cardinale Lercaro, che sarà qui tra 30 minuti. Sono le 7 in punto. Padre Pio inizia la celebrazione della Santa Messa. Al suo fianco Padre Mariano e Padre Giambattista. Padre Pio celebra la Santa Messa di San Pio V Papa. Immagini della Santa Messa di quel giorno, che per tutti rappresentava una celebrazione solenne. Per Padre Pio era un piccolo tratto del colloquio continuo che ha sempre avuto con Dio. Un tratto però importante della sua vita con Dio, ricco come sempre di grande spiritualità e intriso di tutti quei significati che hanno sempre arricchito le preghiere di Padre Pio. Durante quella celebrazione, una motivazione in più rendeva il suo dialogo con Dio più accorato. Una delle sue preghiere era stata esaudita. Da quel giorno, i suoi fratelli bisognosi d'aiuto potevano ricevere l'accoglienza di chi è buono e di chi è umile. La sua prima grande opera terrena era una realtà che in quel momento stava idealmente consegnando ad una folla straripante di fedeli, vicini e lontani, che insieme a lui pregavano. Sono le ore 9 e sta per avere inizio la cerimonia di inaugurazione. Prende la parola il padre generale, che leggerà il telegramma del Santo Padre. Toccherà dopo al cardinale Lercaro e poi l'atteso messaggio di Padre Pio. La Casa Sollievo della Sofferenza è al completo. Ringrazio i benefattori di ogni passo del mondo che hanno cooperato. Questa è la creatura che la provvidenza aiutata da voi ha creato con la presenza. Ammiratela e beneditela insieme a me, il Signore Dio. È stato deposto nella terra un seme che egli riscalderà con i suoi raggi d'amore. Una nuova milizia, fatta di rinunzie e d'amore, sta per sorgere a gloria di Dio,
e a conforto delle anime e dei corpi infermi. Non ci private del vostro aiuto, collaborate a questo apostolato di sollievo della sofferenza umana. È la carità divina, che non conosce limiti e che è luce stessa di Dio e della vita eterna, accumulerà per ciascuno di voi un tesoro di grazie di cui Gesù ci ha fatti eredi sulla croce. Quest'opera che voi oggi vedete è all'inizio della sua vita, ma per poter crescere e diventare adulta, questa creatura ha bisogno di alimentarsi e perciò essa si raccomanda ancora alla vostra generosità affinché non perisca di inedia e divenga la città ospedaliera tecnicamente adeguata alle più ardite esigenze cliniche e insieme ordine ascetico di francescanesimo militante. Luogo di preghiera e di scienza, dove il genere umano si ritrovi in Cristo crocifisso, come un solo gregge con un sol pastore. Una tappa del cammino da compiere è stata fatta. Non arrestiamo il passo, rispondiamo solleciti alla chiamata di Dio per la causa del bene, ciascuno adempiendo il proprio dovere. Io, in incessante preghiera di servo inutile del Signore nostro Gesù Cristo, voi col desiderio struggente di stringere al cuore tutta l'umanità sofferente per presentarla con me alla misericordia del Padre Celeste, voi con l'azione illuminata dalla grazia, con la liberalità, con la perseveranza nel bene, con la rettitudine d'intenzione. Avanti in umiltà di spirito e col cuore in alto. Il Signore benedica chi ha lavorato e chi lavora e chi lavorerà per questa casa e rimuneri a mille e mille doppi in questa vita tutti voi e le vostre famiglie e con la gioia eterna nell'altra. Vogliano la Santissima Vergine delle Grazie e il Serafico Padre San Francesco dal cielo e il Vicario di Cristo, il Sommo Pontefice in terra, intercedere perché siano esauditi i nostri voti. Durante i discorsi, quattro reattori hanno sorvolato ripetute volte la zona a bassa quota ed infine, alle 10, Padre Pio ha proceduto al tradizionale taglio del nastro, alla presenza delle autorità ecclesiastiche e civili e del Cardinale Ercaro, che ha benedetto i locali della clinica. Chiudevano così i loro articoli dedicati alla storica giornata i cronisti dell'epoca. Chi ebbe la fortuna e la gioia di essere presente a queste immagini non ha mai lasciato il ricordo di quella giornata. La creatura della provvidenza, con tutta la sua armonia, era ormai pronta ad alleviare le sofferenze degli ammalati e a incoraggiare tutti coloro che, impegnati nell'assistenza, attenuano le fatiche del nobile sentimento con il tepore della carità.